Avevo letto qua e là da qualche parte una profezia, più di una profezia, che diceva che quando il venerdì santo e la domenica di Pasqua fossero coincisi con i giorni stessi storicamente in cui Gesù è morto e poi è risorto, ci sarebbero stati grandi, grandi segni, grandi sconvolgimenti. Non so se lo sapete, ma proprio in questo 2023, che è iniziato senza Papa Benedetto e con il caos che stiamo vivendo, è esattamente l'anno in cui andate a controllare il Venerdì Santo, incredibile, casca, è la prima volta che lo dico, casca il 7 di aprile, che come gli storici e gli esegeti concordando dicono, è il giorno storico in cui Gesù è morto. E quindi la risurrezione, la domenica di Pasqua, sarà esattamente il 9 aprile, domenica 9 aprile, che è esattamente il giorno in cui Gesù è risorto. Questa coincidenza, miei cari figlioli, al di là delle possibili profezie del passato, personalmente vi dico che la trovo anche questa nel 2023 assolutamente come un indizio importantissimo. Teniamoci pronti a qualunque evenienza. Potrebbe arrivare il grande avvertimento, forse i 3 giorni di buio, non lo so, però è un dato che quest'anno non succedeva da poco prima, adesso potrei sbagliarmi, qualcuno andrà a verificare, poco prima o durante la Seconda Guerra Mondiale, adesso non mi ricordo esattamente, ma comunque quest'anno, il 7 aprile, Venerdì Santo, è esattamente il giorno in cui Gesù storicamente è morto sulla croce, era quello il Venerdì Santo, 7 aprile, e così la risurrezione il 9 aprile, che è il giorno in cui realmente, cioè storicamente, Gesù è risorto. Credo che non sia senza motivo questa coincidenza, esattamente nel 2023.